Benvenuti in questo nuovo video. Ok, siamo qui, siamo in tanti, ci divertiamo, siamo tutti amiconi. Sì, anche Bugs Bunny con me. Sì. Oggi parleremo di negozi di ecologia, ragazzi. Allora, dovete sapere che la maggior parte dei negozi è composta da inetti, nel senso che non conoscono neanche cosa vendono. Grazie cellulare, ti farò partecipare dopo. Nel caso in cui entrate in un negozio e troviate comunque le vasche in pessime condizioni, non azzardatevi a chiedere consiglio o ausilio a quest'ultimo. Vi sono negozi veramente comunque attrezzati, con persone veramente preparate, ma sono rare. I negozi di questo genere sono rari. Quando praticamente vi si pongono dinanzi cercando di vendervi il mondo e anche loro nonna, io vi dico di non ascoltarli. Se volete qualche consiglio me lo chiedete a me o a qualche persona esperta che conoscete di persona. Persona che conoscete di persona, sempre un controsenso. Però, di solito, il primo approccio che si hanno con i negozi è il fatto che tu entri, ad esempio se vivi in un paese, cosa che è capitato molto spesso a molte persone che me lo hanno richiesto, questo il perché abbiano reagito così i negozianti, gli hanno venduto metà negozio. Tra pesci, mangimi, biocondizionatori, decloranti, eccetera, eccetera. Mio consiglio personale, biocondizionatore non serve un cacchio, neanche il decolorante, non serve una minchia, scusate per la parolaccia, ma ci voleva, basta tenere comunque l'acqua del lavandino 24-48 ore, fuori, praticamente dalla stessa, dalle tubature, all'interno di un secchio o di una tanica senza il tappeto, il cloro evapora perché un cloro è un gas inoltrato dentro le tubature. Quindi una volta fatto evaporare, l'acqua è utilizzabile senza problemi. Non utilizzate acqua osmosi se non ne siete completamente certi del suo utilizzo, nel senso che l'acqua osmosi è un'acqua povera di sostanze, diciamo, positive per i pesciotti. È molto igienica, sì, ma l'acqua osmosi è un'acqua, diciamo, è un'arma a doppio taglio. Da un lato, sono i discus e gli scalari possono essere allevati in tutta tranquillità, ma io parlo di discus asiatici. Dall'altro canto, i Stendecker, non so come si pronunci, che sono comunque stessori di discus, però allevati in acqua molto dura, possono riprodursi anche nell'acqua del pozzo, come si suol dire, acqua con praticamente un diciamo una osmosi molto elevata, cioè nel senso può avere 8, 900, addirittura 630, 650. L'acqua osmosi dunque è un'arma a doppio taglio. Sì, è buono per l'allevamento di pesci venuti dall'Asia, è negativo per pesci di allevamento italici, perché comunque l'acqua osmosi può provocare più danni che altro. Facciamo un esempio. Se si prende un pesce di origine asiatica appena giunto al negozio, ovviamente ricordate sempre di controllare se arrivate comunque al momento dello scarico, se la bustina è chiusa con un elastico o è chiusa praticamente a pressione con un pezzo di ferro. Se è chiuso con un elastico è di origine asiatica o è mal comunque riposto il pesciotto in quella bustina. Se invece è con un pezzo di ferro al di sopra della bustina a posto dell'elastico, cioè per chiuderla, quello vuol dire che molto probabilmente arriva dalla Germania. Come stesso le piante, le migliori sono quelle della Nubias, un'ottima società che comunque le vende, che le alleva. Penso che abbiano dei grandissimi vivai per avere tutte quelle piante. Poi comunque io so che ci vuole comunque tempo per far crescere una Nubias e altro, e la Nubias a parte non ha neanche necessità di fertilizzazione, e neanche le criptocorine crescono come se non ci fosse un domani. Basta che le mettete, diciamo, bene al di sotto. La Nubias la potete mettere o che galleggia o appesa, io ce l'ho sempre che galleggiano. Poi ogni tanto ne faccio una taleatura, prendo un pezzo e se ne genera un'altra, quindi comunque io riproduco anche le Anubias, perché comunque mi piacciono veramente tanto come piante, oltre che le criptocorine e le cladofore e i muschi, eccetera eccetera. I negozi animali sono buoni nel momento in cui, al posto di dirti comprati questo prodotto che costa quanto casa tua, ti vengono a dire: allora, sti prodotti, più o meno, i prodotti nel negozio, ragazzi, servono più o meno
a un beniamato nulla. Perché? Molto spesso le cose che comprate sono così costose solo perché è a posto sopra una marca. Adesso vi faccio un esempio. La Ascol produce Quai. Che altra marca c'è che produce acquario? Comunque sta la bambuna, cose del genere. Vabbè, comunque sono altre marche che producono comunque acquari, eccetera, eccetera. Però non ve li vendono tanto. Quello è il marchio che costa. Oddio, quella è un po' anche la forma comunque del vetro che vende l'Ascol per quanto riguarda gli acquari, perché sono sì belli, però difficili da pulire, perché essendo comunque di quella forma geometrica è difficile metterci le mani all'interno o utilizzare un attrezzo consono per pulirlo nel caso in cui dobbiate comunque intervenire al suo interno. Comunque il buco è troppo piccolo sopra, va contro comunque il mio principio del più vasta è la superficie più ossigenazione comunque è presente nella vasca. E alla fine comprate il prodotto, non comprate, cioè comprate il marchio, non il prodotto. Quindi comunque state molto attenti, andate su eBay, andate comunque a controllare se c'è qualche acquario che costa un po' di meno, magari lo modificate quando vi arriva, eccetera eccetera. I negozianti tenderanno comunque a dirvi che il bicondizionatore è necessario, che con il decolorante è necessario, che sono necessari tanti prodotti, quello per aggiungere la tannina, quello per togliere la tannina, il prodotto che serve per schiarire l'acqua, il prodotto praticamente che serve per eliminare infestazioni parassitarie, eccetera eccetera, questo e quest'altro, ma alla fine le cose più naturali sono le cose migliori. Vi consiglio prima di andare a comprare qualcosa di informarvi molto bene su cosa comprate, perché la roba che comprate è vostra, quindi di conseguenza dovete prendervene cura prima di comprarla, cioè nel senso dovete sapere cosa prendete e non chiedere al negoziante, perché il negoziante ti può rifilare qualsiasi cosa, tanto alla fine una volta che ha capito che tu sei un esperto, tu che stai guardando, non so, lo so che so che sto guardando questo video, lo so. Aspetta, quindi una volta non mi fa girare dall'altro lato, perché non mi fa girare dall'altro lato? Una volta praticamente che si è accorto che voi non sapete cosa praticamente state facendo, il negoziante vi può rifilare anche un cane a posto di un pesce, o vi può rifilare praticamente una tartaruga a posto di un pesce, oppure vi rifilare le tartarughe con dei pesci. Scusate. Di conseguenza, ragazzi, mi raccomando, studiate, dovete studiare per capire. Oggi abbiamo fatto una discussione sui negozi e su qualsivoglia cosa. Me ne stavo anche andando con la sedia. Ragazzi, vi dico di iscrivervi, di commentare, di lasciare un bel like. E per chi volesse può contattarmi su escobaraquariero@gmail.com. Infatti molti lo stanno facendo. Se volete spiegazioni aggiuntive, ovviamente contattatemi lì. Ok? Io adesso devo quasi andare, nel senso mi devo ancora mettere le scarpe, credo. No, ho le scarpe, per la prima volta ho le scarpe.